Antonio Viola, allora l'esperienza della Croazia è terminata, facciamo un po' il punto su quello che si è fatto. Sicuramente insomma è stata in primis una bella esperienza, no? Sì, sinceramente la cosa che mi ha colpito di più è che noi abbiamo creato il gioco, noi lo abbiamo ideato. E adesso noi siamo rimasti al palo e gli altri stanno anni luci avanti a noi, cioè loro veramente interpretano nel migliore di modo quello che era l'idea di Buttarelli, Schiano e tutto quanto nel migliore dei modi, tant'è vero che pare che la Federazione Europea voglia rimettere ancora i gol da tre punti come agli albori esisteva. Quindi poi da un punto di vista organizzativo siamo riusciti a raggiungere quello che era l'obiettivo di contattare delle altre squadre per poter far crescere il torneo che noi organizziamo il 20 e 21 giugno, anche forse se non è per quest'anno sicuramente l'anno prossimo la nazionale olandese Under 19 ci hanno garantito che saranno con noi. Questo grazie anche al grande lavoro che hanno fatto Antonio Dovidio e Luca Cappello, che in realtà adesso sono diventati dei grandi contattori, perché con comunicatori ormai conoscono tutti la realtà del beach europeo. Sicuramente, anche perché comunque, tornando sempre a questo torneo della Croazia, è la struttura che comunque era fatta bene, insomma. Ah, no? Sì, noi stavamo sul lago Jarun. C'erano tre campi uno dopo l'altro, quindi ricordiamo che Zagabria non sta vicino al mare, dall'altro insomma sta su un lago, quindi l'unica cosa che loro non hanno, purtroppo mi dispiace per loro, è il sole, perché comunque faceva freddo e quindi questa alla fine per il beach è una cosa abbastanza importante. È un'altra cosa che ho notato, che comunque che di quelle 60 più squadre una decina erano senior, il resto tutti giovani, no? No, ma quello che ecco perché io dicevo noi siamo rimasti al palo, cioè loro organizzano un torneo internazionale, fanno venire le squadre più forti d'Europa, nello stesso tempo organizzano un torneo giovanile con una trentina di squadre, che siccome i ragazzini copiano, tu puoi fare 200 allenamenti, ma la cosa che loro colpisce è il vedere il gesto tecnico. E adesso specialmente le squadre croate fanno un gioco a volo, doppio volo, cioè cosa che noi avevamo pensato all'inizio, però loro lo stanno eseguendo, tant'è vero la Croazia adesso è campione d'Europa in carica, o maschile o femminile, se non tutte e due, comunque sono tra le prime tre d'Europa tranquillamente. Senti, questa esperienza, considerando che la Croazia hanno 6 milioni di abitanti, noi ce ne abbiamo 50, e quindi è uno sport che va molto forte. No, ma loro anche la struttura fisica è importante e loro su questo non si lasciano scappare niente. Parliamo un attimo della tua squadra. La mia squadra ha fatto la sua bella figura, anche se comunque ci si poteva aspettare di più, no? Noi abbiamo vinto un set contro la squadra che poi ha vinto il titolo, anche se in amichevole. In altre due partite amichevole, una l'abbiamo vinto, una l'abbiamo persa, e abbiamo vinto una partita ufficiale. Complessivamente siamo arrivati dal decimo al quindicesimo posto su 20 squadre, ma la cosa che in realtà noi siamo andati anche con due giocatori come Pantanella e Camelio, che non avevano mai giocato a beach. Noi stiamo cercando di fare investimenti e far crescere la nostra squadra. E poi c'è tra l'altro da segnalare questo inserimento di Desiro Dennis, che pure si è fatto, si è comportato bene. Comunque stiamo vedendo di formare un gruppo per due motivi: uno è la crescita tecnica generale e l'altro è
perché se sei presente riesci a conoscere, farti conoscere. E l'altra grossa soddisfazione è che ci hanno dato per la seconda volta in un torneo internazionale la Coppa Fair Play, perché noi sì, concepiamo la vittoria a tutti i costi, però se questo può comportare la rottura di un'amicizia o tutto quanto, non avendo noi una squadra competitiva ai massimi livelli, arrivi terzo o arrivi tredicesima, alla fine non cambia niente. Però se questo ti permette di farti apprezzare per le tue doti comportamentali, per noi non è questo rilevante. Cioè. Poi Luca Cappella che ha vinto il... E poi la grossa soddisfazione è che su 50 concorrenti o partecipanti hanno organizzato una partita, una gara dei tre tiri fondamentali nel beach. La girella a volo e il tiro del portiere, per chi però colpisse la traversa. E Cappello è arrivato primo, battendo in finale, realizzando 4 punti, cioè quindi ha colpito su 6 tiri 4 volte la traversa. È per noi anche questo un titolo di merito, perché comunque abbiamo lasciato qualcosa di Gaeta e della palla del beach gaetano in Croazia. Parliamo adesso del beach che si farà qui a Gaeta. Allora, il beach di Gaeta, fortunatamente in Croazia abbiamo contattato la squadra croata, che sicuramente verrà con la squadra femminile, forse anche con la maschile, e quindi avremo un parterre di squadre abbastanza importante, perché avremo la squadra olandese femminile, campione d'Europa nel 2012, la nazionale italiana femminile e la squadra croata, campione d'Europa per squadre di club nel 2015. Poi ci sarà sempre la squadra olandese maschile, la nazionale italiana maschile, oltre a arbitri polacchi, con da Lazio, Capua, Gaeta, quindi saranno 8 squadre maschili, 4 femminili e 4 giovanili. Tutti i due giorni, il 20 e 21 giugno, allo stabilimento militare Serapide e Miramare. In più, mentre per il Calise ci sono contatti con una squadra di Taiwan, anzi due squadre di Taiwan, perché vengono con due squadre under 12 maschile e femminile, più squadre italiane, Torre del Greco, Benevento, Capua, Gaeta, Pontinia, Fondi Questo è il quadro, insomma, sì. Fino adesso questo è il quadro, quindi sicuramente, insomma, che poi ci sono i contatti con la squadra francese di Frontignano, però su questo stiamo aspettando la decisione del comune, perché in realtà sono i comuni che si stanno contattando, quindi noi siamo al momento, non sappiamo la decisione della squadra francese. Quindi questo è il quadro di quello che è successo in questa settimana per Gaeta Beach, insomma, no? Ah sì, però visto che abbiamo non possiamo perché scendere in piazza con il Calise, stiamo buttando tutte le nostre forze sul beach, perché comunque dobbiamo far sì che Gaeta, o per la pallamano indoor o per il beach, sia ai vertici europei della pallamano. Senti, dopo questa tornata di beach, è previsto qualche altra trasferta per voi a livello di beach in qualche altro paese? No, mi sono dimenticato, grazie Felice per l'imbeccale, che in realtà Antonio, Dovidio e Cappella hanno contattato anche una squadra svizzera,
e sicuramente a gennaio andremo in Svizzera a partecipare a un torneo indoor, cioè quindi portano la sabbia dentro una struttura coperta, per sempre abbinare le due cose, crescita individuale dei giocatori e rapporti per potenziare quello che è la nostra manifestazione a Gaeta. D'accordo, mi sembra che abbiamo detto tutto. Appuntamento a quando inizierà il torneo di beach per fare ancora altri commenti a caldo. No, grazie a voi, perché lavorare, fare tutti questi sacrifici e poi non avere nessuna forma di riconoscimento e ritorno, per noi ci aiuta a trovare la forza per continuare. In bocca al lupo, grazie. Grazie a voi.